metropolis. Sono le piccole cose che cambiano l'atmosfera di una città. Il clima, la gentrificazione, le invasioni aliene. Task Force 6, basta divertirsi. Vedete di far fuori tutti i bersagli a disposizione. Capito? Odio ammetterlo, ma Waller ha ragione. Abbiamo un lavoro da fare. Come avete fatto a dividervi questa volta? Ehi, non è colpa mia se ci siamo persi! Stavolta. Riuniamoci al Daily Planet. Si trova in pieno centro. Fai ancora la guida turistica, squaletto. Lo adoro. Concentrazione. È la gara 7, non possiamo sbagliare. Gara 7, che significa? Sembra qualcosa di importante o stressante? Già, non l'ho capita nemmeno io, Floydy. Ah, non dirmi che non conosci il basket, Arl! Persino io so cos'è! Non fatevi ammazzare per qualche stupidata. Conosci Boomer? Lui è sempre stupido. Ehi! Aspetta! Stupida sarai tu! Che ti avevo detto? Propulsore caldo. Devo fare quello che mi riesce meglio e colpire l'obiettivo. Non mi fermerà un piccolo scudo. Lo aggirerò col mio jet. È lontano, ma so sempre come centrare il bersaglio. Ora cambio arma, respiro e... Nuovo bersaglio in vista! Lavoro pulito, come sempre. Ok, ci sono, posso farcela. Niente panico. Decollo, post bruciatore, respiri lenti e via. Faccio! Davvero, una passeggiata. Ecco, facile. Sì, facile. Sembra che abbiamo degli ospiti. Non serve la precisione, basta l'efficienza. Dovevamo incontrarci. Squalo? Ehi, sei da queste parti? Sono in una galleria. Ha solo due uscite, ma data la lunghezza, è altamente sconsigliabile. L'architettura umana è affascinante. Stai ancora facendo ricerche. Non puoi guardare dopo le foto. L'esperienza non sarebbe la stessa, Floyd Lawton.
Non ti chiederei mai di limitarti a vedere le foto di Atlantide. Deve essere vissuta a pieno. Preferirei le foto, a dire il vero. Oh! Abbiamo una nuova fobia? Nah, quella non è una fobia. Gravità e massa in una sinfonia di distruzione. Se ci fossero dei nemici qui, ci farei un bel tuffo sopra. Che insegna i giochi di parole allo squalo? Muoversi in aria ha i suoi vantaggi. Meno rifiuti terrestri. Molti meno. L'acqua offre molta più resistenza. Eccellente! Avevo fame di altri nemici. Immergerò a fondo nella battaglia e controllerò il flusso dalle loro fila. Il vostro sacrificio è molto apprezzato. Mi serviva un po' di allenamento. Ehi, Sharky, se adori le architetture, posso mostrarti tutti i punti più belli di Gotham dove rimuginare e schiamazzare. Oh, ho già una lista. Non vorrei sentire il parere di una cittadina di Gotham. Qui non ha tutti i torti. Quando uno non può farsi scoprire, non vede panorami. Ehi, Floyd, hai mai fatto una vacanza non per lavoro? Saluti, Deadshot. Dove sono Harley e Boomerang? Non con te, a quanto pare. Boomer, rapporto. Cosa? Io? Sì, ecco. Io? Ho dovuto affrontare metà dell'esercito di Brainiac. Esatto, tutto da solo. Sì, io! Ah sì? E come hai fatto? Raccontaci un po'. Sì, intrattienici con le tue gesta gloriose. Sì, beh... ecco... Ma con calma, zuccherino. Lascia che il tuo boomerang mentale ritorni. Ce n'è un bel gruppetto. Credo da... 30. Toccherà farli fuori se vogliamo sbarazzarci degli scudi. Boomer di nome! Lavoretto veloce per il capo, oh sì!
Si può fare, dai. Basta mettere una forza della velocità di fronte all'altra. Ci riescono, allora posso farlo anch'io. Mi servirà tutta la forza della velocità rimasta. Boomer, muovi il culo. Alcuni di noi sono impegnati a menare le mani. Un po' di pazienza. Necessiti di assistenza? Nah, ce la faccio! Sono un professionista io! Ah, capisco. Professionista? Come no? Ah, Boomerang! Sembri illeso nonostante le tue presunte temibili battaglie. Hai visto Harley? No, c'erano troppi corpi per vederla. Ehi, Harl, ma che fine hai fatto? Non ti avranno preso a calci, vero? Pydex dice, non hai proprio spirito di autoconservazione, Queen. Dovevi proprio esserci. Almeno in vita. Comunque sarà a Gotham tra un attimo. Fai di nuovo la burattinaia coi cadaveri? È inquietante. Sì, solo un pochino. È il mio balsamo per l'anima in questi tempi difficili. Potrebbe andare peggio. Potrei essere come Boomer. Ehi, cosa vorresti dire? Gira questa voce che tu non ti lavi e non pulisci le tue armi. Ehi, io vado dove va il mio Boomerang, ok? Anche sotto la doccia. Al bagno, ovunque. Non stai migliorando la situazione, sai? Sono morto. E mi trovo all'inferno, non c'è altra spiegazione. Seguo un nuovo bersaglio. Una festa sorpresa! Per questo mi nascondete anch'io delle sorpresine per voi! Finali di ginnastica, oscilla, rilascia, aspetta il padrone, oscilla di nuovo e atterra i piedi! Ah! Ho fatto davvero un atterraggio perfetto! Non come le finali di ginnastica! Lina ne è andata!
Ciao, ragazzi! Allora, come procede l'apocalisse? Bene, ora che sei finalmente qui, possiamo mettere... Quasi dimenticavo, c'è un bel gruppo di cattivoni pronti a piombare su di noi come se fossero un buffet. Dunque, chi resta a giocare a fare l'eroe? Non è che morissi tanto dalla voglia di entrare al Daily Planet. Il Daily Planet? Ho sguinzagliato l'avvocato contro un loro giornalista. Voleva rendere noti i miei affari come se non avessi un'identità segreta. Ma tanto dopo Arkham è uscito tutto. Ci ha pensato Lane. Anche in maniera elegante. Non un accenno a Zoe e Susan. Forse questo posto non era male. Penserò dopo se abbonarmi. Ora devo darmi da fare. Ehi, Waller! La nave Teschio ci ha salutati! Passo! Tutti verso l'obiettivo. Lo scudo di Prometheo è attivo, ma non durerà per sempre. Mi ricorda proprio la domenica mattina a casa mia. Sì, che nostalgia del campo di battaglia. Ah, le guerre degli squali martello. No, concentratevi. Però le guerre tra squali sembrano fichissime. Task Force X, vi voglio tutti in zona di attacco. Agli sgoccioli! Dall'altro.
come si sentiva Icaro. Oh, non va affatto bene. Amanda Waller. Sono la direttrice dell'Argos, una divisione della sicurezza nazionale che non potete conoscere. Noi però vi conosciamo e sono qui per farvi un'offerta. Voi non siete altro che cani rabbiosi, disperati, affamati. Però sapete come sopravvivere. Questo potrebbe fare di voi i regnanti di Arkham. Ma fuori di qui, il mondo si è dimenticato di voi. E passerete il resto dei vostri giorni a togliere i vermi dal polpettone della mensa. Ma tutto può cambiare. Io posso farvi uscire. Darvi una possibilità di fare del bene. E se voi... Salve, Harley Quinn, Gazzetta di Arkham. Una domanda al volo. Che cazzo è questo squalo? Io sarei ben lieto di presentarmi. Non sarà necessario, King Shark. Questo è un iniettore di microbombe degli amici della LexCorp. Una puntura nel collo e tanti saluti. Siete sicuri di voler morire in questo posto? No? Allora aiutatemi. Mi basta solo uno di voi. Gli altri tre... sono già morti ormai. Quindi... provate a stupirmi. Dunque... va bene, scusatemi. Dunque, Waller vuole dalla sua l'assassino più letale del mondo, è d'accordo. Ma voi a che cosa servireste? Conoscendo personalmente Amanda Waller, suppongo niente di buono. In che senso conoscendo personalmente? E che ci fa un pesce ad Arkham? Hai problemi nella testolina, squalo? Ansia generica, ma sono venuti a prendermi a casa. Nel mare? Penitenziario Bellrev. Potete concentrarvi per un cazzo di secondo? È una trappola. Siamo tutti spacciati, a prescindere da chi lo tocchi. Ah, il dilemma del prigioniero. Ma quale dilemma? Il prigioniero vuole uscire. Ma capitano, sei appena arrivato. Io sono qui dentro da 5 anni. A me sembra di parlare con voi da 5 anni. Non possiamo... Ah, scusa, Deadshot. Stiamo per caso interrompendo la tua relazione con il lettino? Ma Deadshot non doveva essere bianco. E tu non dovevi essere muto? Cazzo di canguro. Perché sei australiano. Ok, quindi cominciamo ad ammazzarci tra di noi o cosa? Perché sarò sincera, ucciderei chiunque per uscire. Ucciderei voi, ucciderei me. Nessuno ucciderà nessuno. Se nessuno prende la bomba, Waller tornerà qui. Capirà che non siamo dei fottutissimi pazzoidi e ci lascerà andare. Quindi non faremo nulla. Bene, sono molto bravo a non fare... Godetevi il nulla, idioti!
Forse avreste dovuto passare meno tempo a scuola e più tempo a imparare come scassinare. Perché sembra proprio che Capitan Boomerang... If you want trouble, you got it. You said you've been thinking, I just thought it. Well, if you're looking, you know where I'll be. It's the last place that you might have seen me. Nessuno. Abbiamo una bomba in testa. Abbiamo perso tutti. Lo squalo ha ragione. Siamo stati fregati. Vi siete fregati da soli. Benvenuti nella Task Force 6. Spazi stretti. Respira. Ok. Serve un piano per gestire questi figli di... Sei sveglio, vero? In realtà sono figlio di un dio. Abbassarmi al livello dei mortali è già un'onta. Lo è anche per me. Non pensavo di portarmi dietro la zavorra di Arkham. Ho qualcosa nell'orecchio! Qualcuno di voi bastardi mi ha infilato una roba nell'orecchio! È un comunicatore. Così sentiremo le tue cazzate ovunque. Mi state facendo rimpiangere l'isolamento. Bello non essere più ad Arkham. Grazie, stronzi. Avremmo potuto fare una rivolta come la gente normale. Ma no! Devono essere tutti degli infami! Era un test. Un trucco. E non so ancora se abbiamo fallito. Beh, quattro teste esplose sono meglio di una. Dove si va? E chi dobbiamo uccidere? Ci hanno armato come un esercito. Ehi! Ma c'è il cazzone alla guida di questo treno adesso? Certo che no. Non ho mai viaggiato in treno prima di oggi. Oh, però! Ma che sfiga! Questo treno è come l'australiano. È vecchio e marcio. Mi spiace, pasticcino. Non sono così vecchio. Squalo, tira quel freno. Oh, ragazzi! Sapevo che lavorare con voi sarebbe stato un disastro per un figlio, ma così è troppo! Aspetta, bello. Cosa c'è? Non lo senti? Sento cosa? Mi prendi in giro? Vecchia scuola.
Miss Top Secret vorrà parlarci. Oh, ci ha fatto una playlist. Congratulazioni, Task Force X. Se state ascoltando, almeno uno di voi ha raggiunto vivo la zona operativa. Non per merito dello squalo. Zitto, canguro. Le comunicazioni non funzionano sottoterra, quindi fatevi bastare questo nastro. Ecco gli obiettivi. Perfetto. Ognuno di voi è equipaggiato con del C4. Fate esplodere il muro degli arrivi della vecchia stazione. Superatelo. Arrivate al tetto dell'edificio e stabilite una comunicazione. Fin nei minimi dettagli. Task Force X, avete gli ordini. Ignorateli, separatevi o fatemi incazzare in qualche modo e vi faccio saltare quelle belle bombe che vi siete amorevolmente piantati nel cranio. Sopravvivete e ci aggiorniamo. Passo e chiudo. È pronta. Sì, magari non farti ammazzare. 3, 2, 1. Se la leva degli assassini ci attacca, mi incazzo. L'ascensore è bloccato. Dovremmo sbloccarlo sparando la centralina. Quando mai? Oh, Deadshot! Finché non si capisce dove siamo, ascoltiamo Waller. Ah, cos'è? Un museo sui supereroi? Odio i supereroi! E anche i musei! L'ho vista alla TV, la sala della giustizia. Dietro queste porte si trova il santuario della Justice League. Suona maestoso, vero? Ed è così. Il santuario è dove ci siamo accordati per creare la Justice League. E da quel giorno è diventato il centro della Justice League, dove pianifichiamo le battaglie contro i nemici troppo forti per essere affrontati da soli. Mi spiace, ma i visitatori non sono ammessi. Ma se vi dedicate alla pace, se vi dedicate alla giustizia e alla protezione del prossimo a qualunque costo, entrerete nella Justice League e vi unirete a noi all'interno. Beh, spero che tu non sia là dentro. Salve, sono Superman. Godetevi pure la sala della giustizia. Vengo qui tutti i giorni per incontrarmi con i miei migliori amici, la Justice League. E se vi trovate qui, significa che anche noi siamo amici. Wonder Woman pensava che sarebbe stato bello aprirvi le nostre porte e presentarci. Intanto, io non sono di Metropolis. Nemmeno della Terra. Quando ero più piccolo di voi, il mio mondo collassava. Mia madre e mio padre mi spedirono su uno splendido lontano pianeta blu. Due terrestri mi hanno cresciuto, anche se venivo da un altro mondo, anche se ero diverso. Amo questo mondo e gli amici. Sì, anche Batman. Promettiamoci una cosa. Aiutiamo sempre gli altri. Diamo loro una possibilità. Non importa chi o cosa siano. Ci prenderemo sempre cura gli uni degli altri. Ho letto molto sulla Justice League. Eppure sono più grandi di quel che mi aspettavo.
Quegli ologrammi non sono a grandezza naturale, Squalo. Certo, lo so. La mia armatura è stata forgiata dai migliori fabbri di Themyscira per poter resistere a qualsiasi tipo di minaccia. È una reliquia ancestrale che viene tramandata da una generazione all'altra. Sembra davvero dura, no? Beh, perché lo è. Umani, macchine, mostri, nulla, assolutamente nulla è in grado di scalfire l'artigianato amazzone. Non so cosa vi ha raccontato Flash, ma la mia non è una maschera di Halloween. Sono equipaggiati con delle lenti a visione aumentata, così non mi sfugge mai nulla. E con questi posso parlare con i miei amici della Justice League. Prima di unirmi al gruppo, la mia identità era top secret grazie a questa maschera. È foderata in piombo. Nessuno può vedere cosa c'è sotto. Nemmeno Superman. In una galassia lontana c'è un pianeta chiamato Oa, dimora dei guardiani. I guardiani sono vecchissimi, piccoli, blu, molto intelligenti. Forse anche più di Batman. I guardiani hanno creato degli anelli, potenti, ma anche pericolosi. Poi, se un anello ti sceglie, è possibile usarlo per creare qualsiasi cosa. Le lanterne verdi proteggono la pace. I guardiani ci hanno scelto da ogni angolo dell'universo. Ecco, sono un terrestre. Ero un marine, ma da lanterna verde sono un poliziotto intergalattico. Grazie ai nostri anelli aiutiamo gli altri quando possiamo e fermiamo i cattivi quando dobbiamo. Il mio settore è 2814 e sono fiero di difendere questo pianeta assieme ai miei amici della Justice League. Ho ingrandito per voi il mio anello del potere. Sapete che vi dico? Probabilmente questo è il gadget più potente in tutta la sala della giustizia. Certo, non potente come Superman, ma il mio superpotere è l'immaginazione. Grazie all'anello del potere posso creare qualsiasi cosa utile a salvarmi la pelle. Tanto tempo fa ero un architetto. Non è cambiato tanto da quando costruivo gli edifici, ma ora sono molto più veloce. Bats si unisce a un supergruppo con un quartier generale all'aperto! Potrei raccontarvi la loro storia di origine. Non ho tempo né voglia, Spallone Bello! Povera Hadley! Solo perché hai provato ad ammazzare lui e i suoi amici per anni, non è che lo conosci. I criminali colpiscono ovunque, sempre, e quando succede devo essere pronto. Le Bat Capsule sono il mio pronto intervento, un po' come i vostri zainetti, se contenessero tecnologia anticrimine. Le Bat Capsule hanno tutto ciò che mi serve, come la tuta e tutti i miei strumenti. Possono essere lanciati ovunque nel mondo, perché ovunque ci sia bisogno di me, io ci sarò. Sala della giustizia! Più che altro una merdosissima sala del... Una sala delle cazzate! Carina. Non hai tutti i torti, però. Giustizia, per quelli come loro, mica per quelli come noi. Non preoccuparti. Io porterò giustizia agli umani meritevoli. Buongiorno a tutti, la sala della giustizia. Oggi l'abbiamo aperta solo per voi. Ci sono molte cose belle da vedere e da fare. Wonder Woman sorveglia il santuario, Lanterna Verde è nel quartiermastro. O forse volete vedere Batman alle prese con la Batcapsula. Al display eroi e criminali, Flash vi mostrerà alcuni strumenti di lotta al crimine usati negli anni, insieme a diversi oggetti strambi che abbiamo preso ai cattivi. Date un'occhiata. Premete pulsanti in giro e che questo Justice Day che sia una giornata super! So cosa pensate.
La S sul mio petto può significare una cosa sola, giusto? Beh, non proprio. Pensate che, prima di arrivare qui, questa non era affatto una S. Vi ho detto che vengo da un altro pianeta, ricordate? Beh, nel mio mondo, questo è uno stemma familiare. Grandioso, no? Adesso ho una nuova famiglia. E wow, anche un nuovo pianeta. Ma mi piace indossare lo stemma per non dimenticare da dove provengo. Salve, sono Wonder Woman, ma potete chiamarmi con il mio vero nome, Diana. Sono nata a Themyscira, che è l'isola segreta Casa delle Amazzoni. Da bambina sono cresciuta credendo che sarei vissuta per sempre là con le mie sorelle Amazzoni. Ma un giorno ho scoperto un grande, grande segreto. Volete sentirlo? Ho scoperto di essere la figlia di Zeus, il re degli dei. Dalla famiglia di mio padre ho ereditato la forza per maneggiare i miei potentissimi bracciali, la mia spada e, cosa più importante, il mio lazzo magico, che obbliga chiunque a dover dire sempre la verità. Come potevo rimanere su Themyscira con tutti questi doni? Quando ho scoperto che nel vostro mondo i forti facevano del male ai deboli, ho capito che avevo il dovere di aiutarvi. Nonostante le preoccupazioni di mia madre, ho deciso di vivere tra gli umani, di essere una guerriera per la pace, di proteggere. Mi manca casa, ma ho nuovi amici, come la Justice League. Non c'è nulla che non faremmo l'uno per l'altro. E insieme a loro, niente può fermare la nostra lotta per creare un mondo migliore. Vi parlo dalla Torre di Guardia, il nostro satellite e stazione spaziale che ci aiuta, a stare in guardia e proteggere la città. Da qui scopriamo se qualcuno trama qualcosa di losco, se arriva qualche alieno o se ci sono dei tipi cattivi. Ovunque. La Torre di Guardia è come una divinità che vede tutto, come Hyperion o Theia, e avvisa la Justice League quando ce n'è bisogno. Ok, ok, forse non vede proprio tutto. Non sappiamo tutti i vostri segreti, ma cercate di non diventare dei cattivoni, intesi? Vediamo tutte le malefatte, ma siamo anche al corrente di ogni azione positiva, quando aiutate qualcuno in difficoltà, ad esempio. E non sapete che vista! Pensate alle foto riprese dai telescopi e dai satelliti, ma molto più grandi, luminose e belle! Magari potremmo portarvi a fare una gita. Lo spazio fa male all'ossatura in via di sviluppo. Comunque sappiate che se vi trovate nei guai, noi saremo qui. Quando corri veloce come me, è importante che il costume ti rimanga addosso. Questo elmetto è fatto di un materiale antiattrito ultraleggero creato da quei geni dei laboratori Wayne Tech. Resiste alla forza della velocità, assorbendo e distribuendo l'energia cinetica durante la corsa. Detto in parole povere, con questo ragazzaccio addosso, nessuno può costringermi a rallentare. Cazzo di League. Fottuto gruppo di boy scout fricchettoni nella loro magione inquietante. È brutto sapere che siamo d'accordo. Siete nell'area tecnologica. A volte un anello da lanterna verde o la super velocità non bastano per battere i cattivi. Ecco perché lavoriamo con ingegneri come il nostro amico Lucius Fox di Wayne Tech. Le sue invenzioni ci aiutano a capire i poteri dei cattivi, per batterli e riuscire a tenervi al sicuro. Renderai migliore il mio mondo mandandomi ad Arkham? Non credo. È magnifico! Di che parli? È come se il 4 luglio avesse vomitato su un museo. Davvero, eh? Incredibile, cazzo!
Oh, ehi! Non vi avevo visto. Sì, so che sono stato definito l'uomo più veloce del mondo, certo. È vero. Anche se Superman potrebbe avere da ridire. Mi direbbe che non ho superato in velocità il fulmine che ha colpito il mio laboratorio. Ma era prima che potessi attingere energia da una fonte interdimensionale chiamata Forza della Velocità. È praticamente la batteria inesauribile più potente dell'universo. E anche il mio segreto. Già, proprio così. Grazie a lei posso fare molto più che correre. Posso creare un ciclone. Posso far vibrare le molecole del mio corpo così velocemente da scomparire. Ed è anche ottima per uscire dai guai. E poi, sapete, essere seguito dai fulmini quando corro è davvero fico. Ma la Justice League non riguarda soltanto me o un gruppo di persone con capacità straordinarie. Riguarda anche voi. Potete essere dei supereroi facendo la cosa giusta ogni giorno. Siete voi a ispirare la nostra grandezza. Quindi grazie. Non fate scattare nessun allarme. Non combatterò supereroi per colpa vostra. Sei veramente pieno di te, assassino professionista. Nah, semplicemente disprezzo tutti gli altri.